Business International, divisione di Fiera Milano Media e Forbes Italia hanno segnato i CEO Italian Awards, i premi per i top manager alla guida di aziende italiane e internazionali di successo che nel 2018 si sono distinti per competenza, professionalità e audacia, rendendo le loro imprese più competitive sui mercati internazionali. Abbiamo incontrato i 9 premiati a margine della premiazione avvenuta al Mandarin Hotel di Milano. Dottor Petrone, innanzitutto complimenti. Come ha fatto a far capire agli italiani che, insomma, dal tabaccaio si può giocare ma si può in qualche modo anche pagare? Ma non è stato difficile perché c'era già questa esigenza, noi abbiamo solo cercato di soddisfarla. Devo dire, ci è riuscito bene, siamo passati da 0 a 10 miliardi di fatturato in 10 anni e quindi sicuramente è stato un grande successo che ora stiamo rinnovando con la nostra offerta digitale. Guardando al futuro, quali altri servizi sono ipotizzabili appunto nel futuro di Sisal? Ma ce ne sono tanti altri e devo dire noi abbiamo creato una rete che può fare molto di più che semplici pagamenti, ci sono le assicurazioni, c'è la possibilità della logistica, oggi il mondo con l'e-commerce sta cambiando molto, noi siamo pronti a offrire nuovi servizi a nuovi consumatori e nuove esigenze. Come si immagina il futuro dell'energia nelle smart city, nelle cosiddette smart city? Ma dunque, tanto è importante richiamare qualche dato. Nel giro di una manciata di anni il 60% della popolazione mondiale vivrà in grandissime metropoli, quindi avrà un grande ruolo, impatto sui consumi internazionali e anche sulle emissioni globali del pianeta. Quindi sarà fondamentale dare una risposta concreta, razionale, avanzata, moderna ai problemi che dovranno confrontarsi le grandi città, problemi di risorse, problemi di traffico, problemi di qualità dell'aria, di sicurezza. E in questo senso le grandi utility avranno un ruolo determinante, potranno occuparsi, si occuperanno sempre di più di cosa le soluzioni tecnologiche avanzate, ad esempio per l'energia, lo stoccaggio, la consumazione dell'energia, la mobilità elettrica, il tema dell'ambiente, delle emissioni, dell'aria. Quindi lì si giocherà una partita fondamentale per il futuro del pianeta e potremmo dire che non vi sarà un pianeta intelligente senza città intelligenti. Da poco avete lanciato una nuova app. Qual è il vostro piano di sviluppo? Cosa vedete nel futuro digitale della banca in generale, non solo di Banca Intesa e di Banca dei Territori? Sì, allora il futuro digitale, almeno l'idea che la banca ha e che sta cercando di implementare, è quello di integrare sempre di più l'esperienza digitale con quella fisica. La nostra app ha al momento al suo interno sostanzialmente tutte le opzioni possibili di pagamento in mobilità, ma come anche di consultazione e anche di dare concretezza in termini di possibilità di operazioni dispositive, che siano investimenti o quant'altro. Deve essere sempre più comodo questo e quindi la comodità unita con la possibilità di poter interagire fisicamente con tanti punti sul territorio, che è quello che tuttora la banca mette a disposizione anche con modalità nuove e innovative come l'utilizzo dei tabaccai che fanno parte della rete di Banca 5, che è la nostra rete di prossimità, tenderà sempre di più a coniugare l'esperienza digitale con quella fisica, dando al cliente un'estrema flessibilità di interazione con la banca, dove, quando e come vuole. I 70 anni di Erno si sono appena conclusi, per i prossimi 70? Per i prossimi 70, che comunque non è una facile previsione, però diciamo che la via è tracciata nel segno dell'innovazione, della tecnologia e combinata con la nostra tradizione, per cui diciamo che i prossimi 70 anni dovranno essere estremamente innovativi, però tenendo presenti i primi 70. Il vostro è un marchio che ha avuto una crescita impetuosa soprattutto in anni recenti. Secondo lei qual è stato il segreto di questa crescita? Ma è stato proprio questo, cioè il fatto di riuscire a coniugare la nostra tradizione di
di impermeabilisti, per cui di capi diciamo così di funzione e performanti legati a una grande innovazione. Intanto ringrazio Forbes per questo bellissimo premio e per aver dedicato attenzione alla mia figura e soprattutto al lavoro fatto. Noi come promotori della cultura del buon bere e del buon vivere ovviamente siamo implicati sempre di più a far conoscere nei luoghi di eccellenza, siamo al Mandarin, non è un caso, il nostro prodotto, il nostro champagne ovviamente in questo caso, e quindi a migliorare quello che è il senso, la qualità della vita e a cercare appunto di promuovere quello che è l'arte del vivere, che è un po' il significato di questa attività. Avete festeggiato quest'anno i primi 10 anni della Maison in Italia, a questo punto le chiedo quali sono gli obiettivi per i prossimi 10. Per i prossimi 10 sicuramente continuare questo progetto di espansione, continuare a verticalizzare la nostra gamma, continuare a promuovere non soltanto la categoria champagne ma anche gli altri vini di produzione del gruppo e continuare sempre ad affermare questa volontà di eccellenza, questa ricerca del buon gusto e questa arte del savoir-faire, del ricevere dell'ospitalità che comunque è molto correlata alla merceologia e alla categoria del nostro prodotto. E poi non dimentichiamo che accedere al lusso significa appunto coltivare la conoscenza, migliorare, educare il proprio gusto, elevare quelle che sono un pochino le nostre attitudini, la nostra ragione d'essere. Siamo con Alberto Beretta, CEO di Fratelli Beretta, vincitore del CEO Award 2018 nella categoria Food. Un'azienda che è cresciuta molto negli ultimi anni, ma è un percorso di crescita che va avanti da decenni. Le chiedo qual è stato il mercato più difficile da conquistare? Sicuramente il mercato asiatico, in particolare la Cina, dove è aperto da un decennio. Noi siamo arrivati subito con i prodotti dall'Italia, in particolare prosciutto di Parma, però ci siamo accorti che per poter emergere dovevamo mettere un'azienda e fabbricare dei prodotti all'italiana in Cina. Lì è stato un grande sforzo, considerevole, ci siamo riusciti bene e abbiamo una bella posizione nel mercato cinese, soprattutto nei prodotti italiani, diciamo. Quindi uno sforzo che è stato sicuramente premiato, tant'è che adesso siete in prossimità ormai del miliardo di fatturato, ho visto. E cosa vedete nel futuro? Siete cresciuti tanto sul mercato asiatico, nel futuro quale area invece, da quale area vi aspettate grandi soddisfazioni? Noi siamo cresciuti nel mercato asiatico ma anche negli Stati Uniti, dove abbiamo 3 impianti produttivi e da lì ci aspettiamo una grande crescita. Il business plan del prossimo anno porta a una crescita importante. Cresceremo soprattutto all'estero, la nostra percentuale di fatturato porta oggi un 40%, vorremmo portarla oltre il 50% nei prossimi 2-3 anni. Jean-Christophe Babin, il CEO di Bulgari Group, al quale chiediamo qual è il rapporto tra bellezza e lusso. Ma la bellezza è un po' come l'amore, come la gioia, non è materiale, non è una definizione proprio scientifica, è innanzitutto un'emozione molto personale, molto soggettiva, e in questo anche difficile proprio di globalizzare. Quindi per noi nel lusso di Bulgari la bellezza è più nell'integralità nel quale fabbrichiamo i nostri gioielli, l'artigianalità, il cuore e l'eccellenza che ci mettono i nostri artigiani, piuttosto che l'autenticità da prodotti fabbricati tutti in Italia. E questo pensiamo proprio alla bellezza di Bulgari, non che ovviamente l'ispirazione dietro ogni singolo gioiello, la città di Roma, l'architettura, l'arte, lo spirito, questa dolce vita che rende Roma l'Italia irresistibile. Dottor Babin, un gruppo del lusso come il vostro, come vive questa fase in cui c'è una grande esplosione anche dell'e-commerce a livello mondiale? Ma noi vediamo l'e-commerce ovviamente come una grandissima opportunità, in quanto
un marchio di lusso come Bulgari si deve di essere molto selettivo, tant'è vero che abbiamo solo 300 boutique nel mondo che distribuiscono i nostri gioielli, però d'altro canto siamo consci che non tutti i clienti A, vivono nelle città dove siamo e B, hanno la disponibilità dei nostri orari di apertura, e in questo internet in generale piuttosto che l'e-commerce in particolare consente proprio di creare un rapporto diretto 24 ore al giorno dal prodotto al servizio, che alla fine ovviamente incrementa la desiderata di Bulgari, nonché anche la capacità in modo diciamo emozionale, impulsivo, anche alle 3 di notte una domenica di accedere al mondo Bulgari. Provi a fare un viaggio nel futuro, come immagina sul settore tra 10 anni? Ma lo immagino un po' come oggi, diciamo che noi usciamo da un periodo, lo dicevo prima, dove il mondo è cambiato, dove la gente si muove ma spesso usa dei servizi online, noi invece usiamo dei servizi offline, noi diamo assistenza al cliente ancora 7 giorni su 7. Siamo stati premiati fortunatamente oggi per eventi, perché noi facciamo prevalentemente eventi, ma come immagino tra 10 anni il nostro settore, lo immagino che i nostri clienti avranno bisogno di assistenza, avranno bisogno di servizi, avranno bisogno di avere un supporto e un qualcosa che noi siamo in grado di offrire, pur garantendo anche delle condizioni diciamo economiche molto vantaggiose, quindi lo immagino abbastanza positivo. Come si realizza un gruppo di rilevanza nazionale nel settore entertainment in poco tempo? Perché alla fine in pochi anni siete riusciti in questa grande impresa. Sì, questo è vero, questa è una sfida, devo dire, fortunatamente vinta proprio dal 2008, quando il nostro gruppo aveva 120 dipendenti, oggi ne abbiamo 350, abbiamo attraversato gli anni della crisi, ma l'abbiamo attraversato convinti che al cliente bisogna dare dei servizi in maniera seria, continuativo, lo dicevo prima, e soprattutto per quanto ci riguarda una sicurezza e un servizio nel modo corretto. La gente continua a muoversi, c'è molta voglia di muoversi, ci si muove oggi in tutti i modi, a volte ci si muove male, secondo me. C'è la possibilità di muoversi meglio, noi facciamo questo lavoro. Crediamo che i clienti che si rivolgono al nostro gruppo, alle nostre agenzie, al nostro settore, abbiano un servizio, un'attenzione sicuramente migliore di quelle che non sono più abituate ad avere e magari risparmiano pure. Siamo con Massimiliano Pogliani, AD di Illy Caffè, insignito questa sera del CEO Award 2018 nella categoria sostenibilità, e proprio di sostenibilità vogliamo parlare, chiedendo quale responsabilità, insomma, anche a livello sociale, un'azienda come la vostra, un CEO nel suo caso, sente come CEO di un gruppo italiano che però ha una presenza globale e quindi anche delle responsabilità globali. Diciamo tutte le aziende, ma noi in particolar modo abbiamo fatto della sostenibilità un nostro punto di forza. Lo facciamo da sempre, da prima che diventasse di moda farlo, e per noi è fondamentale, perché noi importiamo caffè da paesi dove lavorare per la loro sostenibilità economica, sociale e anche ambientale è fondamentale. Quindi noi, per poter offrire il miglior caffè al mondo, andarlo a prendere nei migliori locali del mondo, dobbiamo fare in maniera tale che le persone che lo producono vivano in un ambiente sostenibile, possano continuare a svilupparsi e quindi a continuare a produrre questo buon caffè per noi. La responsabilità sociale, a suo giudizio, poi si traduce anche in risultati migliori per un'azienda che la applica? Beh, assolutamente sì, credo che soprattutto il pubblico di oggi, i millennials, premiano le aziende che, oltre ad avere dei buoni prodotti, siano delle buone aziende, quindi il concetto di good and goodness viene premiato soprattutto anche dai giovani. Al CEO Award abbiamo celebrato i migliori CEO del 2018, ma è stata anche una bella occasione per incontrare personaggi delle celebrity, in realtà, personaggi dello spettacolo e non solo. Ad esempio con me c'è Dani Mendez, che molti ricorderanno come ex Miss Italia, ma che oggi è un'affermata attrice, vero Dani?
Affermativo, come mi hai presentato mi è piaciuto tantissimo, ti ringrazio. No, beh, come Miss Italia sicuramente, perché il pubblico italiano mi ha votato, e ringrazio sempre il pubblico italiano che mi ha votato e soprattutto quelli che non mi hanno votato, quindi grazie. E che dire, è un contesto differente per me, è la prima volta che mi trovo, anzi ringrazio Forbes di questa opportunità di vedere il mondo, diciamo, le celebrity, è un mondo diverso da quello aziendale, quindi ben felice di essere qua. Diciamo, appunto, una personalità del mondo dello spettacolo come te, come vive un evento dove alla fine abbiamo tanti capitani d'impresa o manager, comunque tutti insieme, cosa ti ha colpito di più di questa serata? Beh, la cosa che mi ha colpito sicuramente è una parola molto che in questo momento va molto, la sostenibilità, e che stasera la parola manager non mi ha impressionato, no? Perché il manager è una parola che per noi magari esseri normali, no? E fa un po' paura. Invece sono persone, grandi persone che vengono da un background, da una grandissima gavetta, quindi mi, in qualche maniera, anche se non ne faccio parte di questo mondo, mi sono un po' vista in loro. Ci accomuna un po' questo lottare e lavorare sempre, perché i risultati, lavorando e avere anche un buon team, ci sono sempre. Infatti adesso, oltre che Miss Italia, faccio l'attrice non solo in Italia ma anche all'estero, quindi questa forza, questa cosa di volontà che la managerialità ti trasmette, quindi sono felice di questo. Qui a CEO Award 2018, tante personalità del mondo dello spettacolo, è con noi un produttore cinematografico italiano, che potremmo dire però un produttore cinematografico hollywoodiano ormai, Oscar Generale. Da te mi interessava capire qual è l'approccio da parte tua a un evento di questo tipo, quindi l'approccio di uomo di spettacolo che viene e vive un evento dedicato ai manager. L'approccio è, a me fa comunque piacere sentire le opinioni di questi CEO, queste persone che comunque hanno fatto grandi aziende molto importanti in tutto il mondo. Molte volte le proprietà di queste aziende danno in mano appunto a loro il futuro della propria azienda. Dunque questo evento per me mi ha aiutato anche comunque a scoprire, a sentire i programmi e sentire le strategie di diverse aziende che voi stasera avete premiato. E poi in qualche caso c'è anche un'analogia con la tua storia, quindi del ragazzo, dell'uomo partito dall'Italia e poi riuscito a costruire grandi cose all'estero. Sì, diciamo che io forse pecco di quello che mi manca, è la parte degli studi che non ho fatto. Magari io almeno sono una persona abbastanza modesta, spero di riuscire, di essersi riuscito. Comunque è stato un sogno che è voluto e sentito, dunque a prescindere dai potenziali, io auguro sempre a tutti di se voi avete dei sogni, credeteci, perché prima o poi, se ci credete veramente, si avverano. È quello che è successo a me. E dopo aver conosciuto i protagonisti degli Italian CEO Awards, il compito di tirare il filo dell'evento è affidato a Carlo Antonelli, la D di Fiera Milano Media. Come descrivere questo evento, l'Executive Club, ma soprattutto il Summit di oggi? Qual è il valore alla base di un evento come questo? Il valore alla base di un evento come questo è quello di evitare di pensare che conosciamo qualcosa. Tutto ciò che conosciamo è parte della nostra esperienza, ma un'esperienza che inizia a disintegrarsi nei confronti dell'incredibile velocità che viene impressa dalla trasformazione, che non risparmierà nulla. Nemmeno il cibo che mangiamo, nemmeno il vino che beviamo, nulla, e nemmeno il nostro corpo, assolutamente nulla. E quindi l'attività di formazione necessaria dai 2 anni agli 89 o 90, se non 100, è necessaria dalle posizioni più elementari fino alle elementari, specialmente semplici, alle posizioni più alte, l'attività di curiosità, fiducia nel futuro,
attenzione all'ambiente circostante, etica e agilità mentale sono una palestra quotidiana che tutti gli attori della filiera produttiva devono avere, attori che nel caso dei capitani d'impresa sono dei veri e propri atleti di agilità nella trasformazione, se no perderanno presto, diciamo, la loro posizione in una velocità di questo tipo. E quindi oggi siamo come al pallone d'oro, abbiamo premiato 10 di questi grandi atleti dell'anno. Quindi voi, potremmo dire, mettete insieme delle competenze di altissimo livello che vengono poi in qualche modo donate a livello di formazione per altrettante personalità con competenze elevate. Esatto, in una club mensile che si chiama Executive Club, che col tempo si trasformerà in un vero e proprio Gentleman's and Gentlewoman Club. I get up with the wind, today I'm ready to win, but losing is a game, I keep my roots in, I run through blocks and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. And start to fight.